In questo video troverete Geppirino. Madonna, che bella donna. Tua mamma. Ho voglia di limonare. Posso assaggiarlo? No, non lo devi dire. Scusi, cos'è sto rumore metallico adesso? Ho sfondato tutto. Ma torniamo subito dopo aver fatto enduro con Xmurri. Questa è la moto a fine giro. Stato fisico pessimo, mentale pure. Ho un po' di sete. Mi sono cambiato e andiamo in hotel che mi ha preso Murri. Hotel. Arrivato l'hotel. Vado a fare il check-in. Negli scorsi episodi ho rotto la moto per raggiungere la Sicilia. Uno sconosciuto mi ha pestato la sua Diavel per 12 giorni. Ho dormito e mangiato da sconosciuti in giro per mezza Sicilia ed infine ho fatto enduro con Xmurri. Se vi siete persi qualcosa trovate tutti i video nella i in alto a destra. Ora possiamo tornare all'hotel. Questa qui è la camera gentilmente concessa da Murri e Manfredi. Un saluto. Mi sono lavato la doccia e sono di nuovo vestito da moto. Oggi pomeriggio andiamo a registrare un video per Xmurri. Enduro sul mio canale, stradale sul suo. E poi si va fuori a mangiare antipastino siciliano. E questo fa sempre parte dell'antipastino. Pizzettina con salamino, cipolla, Geppirino, Giappitec e Murri. Purtroppo ti tocca. Il giorno dopo. Oggi giornata abbastanza noiosa. Qui mi sono creato una postazione per editare il video per domenica, il primo di questa serie. Qui ho già preparato tutti i bagagli, così appena mi buttano fuori con il checkout sono già pronto. E niente, oggi si edita. Mi hanno buttato fuori prima di quanto pensassi. Questo sono io che edito, rubando la corrente alla TV. Per pranzo ho mangiato questa cosa, dovrebbe chiamarsi ravazzata. In pratica un craft salato ripieno di ragù e piselli. Abbiamo fatto le 18:13. Ho passato praticamente tutto il giorno ad editare. Adesso, navigatore impostato a Trapani. E si vola tramite il traffico di Palermo. 70 km dopo siamo arrivati a Trapani. A 2 km da qui abita la prossima vittima. Esattamente lì sopra dovrebbe esserci Erice. E qui da qualche parte dovrebbe esserci Adriano. Ecco! Buongiorno! Madonna, che bella donna! Tua mamma? Complimenti. Piacere, Dennis. Scaricati i bagagli, rimontiamo subito in moto per raggiungere Erice al tramonto insieme ad Adriano e la sua ragazza Ilenia. La sentiamo come mia sorella. Madonna, che bello che è sto posto. Ma che sole! Trapani centro. No, beh, che bello. Bellissimo. No, vabbè. Guardate che colori! Ho voglia di limonare. No, vabbè. Che roba, cioè. Mamma mia, che posto spettacolare. Mamma, che roba. Lì dovrebbero essere le isole Egadi. Il bosco di Erice. Oddio, che fresco. E siamo arrivati ad Erice. Oddio, andiamo proprio in centro. Il castello di Venere. Il panorama dal castello. La foresta del castello. Il castello nel castello. La vista dall'altra parte del castello. In fondo ci sono le Egadi. Quelle invece sono le saline. Erice al crepuscolo. Una via di Erice. Il duomo di Erice. Le viette di Erice. Giro ad Erice finito. Sono le 9. Torniamo a casa a mangiare. Questa è un'arancina con pasta con le sale. Anche per questa sera sono rimasto leggero e poi è partita una festa incredibile. Karaoke, merengue siciliano e la zitella di Beppe Junior. Infine, questa è la camera dove ho dormito. Il giorno dopo. Questa mattina devo finire il primo episodio di questa serie e i bagagli sono pronti per partire. Siamo pronti a riprendere il monster con gli steroidi. Oggi si parte a Luna. Ciao Cosimo. Grazie. Il primo step sono le famosissime saline di Trapani. No, beh. È tutto sale. Cioè, queste sono montagne di sale. Ma si arrabbiano se lo assaggiamo. Enduro nelle saline. Ah, che roba. Come se fossero in montagna con la neve. Ma è già commestibile così il sale? Posso assaggiarlo? Ma che grosso che è? È grossissimo. Madonna, che salato che è. È salatissimo. È tipo una bella bagnata del sale. Molto buono. Chi l'avrebbe mai detto che il sale è salato, eh? È così. Adesso. Oddio, ma che rosa che è. Una trentina di chilometri e raggiungiamo Marsala. E qui a Marsala, giusto per non essere scontati, non andiamo ad assaggiare il Marsala. Il Marsala, per chi non lo sapesse, è un tipico vino di Marsala. Altro enduro per il Diavel. Uve, lasciate crescere senza fili. Baglio Donna Franca. Questo è l'interno di una parte della cantina. Berrò un vino del 57. Sì. Poco, Sono Marsala, questo qui è un bicchiere di vino perpetuo che sarebbe l'antenato del Marsala ed è esattamente del 57. Cioè questo liquido ha 65 anni. Cioè, ma vi rendete conto dove vi porto? Peccato solo che sono in moto. Come si dice in Sicilia, a negalaria bevo una possa. Vino perpetuo, l'antenato del Marsala. E adesso, giusto per rispettare tutti gli stereotipi, chissà cosa andremo a fare a Mazara del Vallo. Piacere, Dennis. Grazie per il gamberetto, utilissimo. Scusi, no. Gambero. Non sono ancora istruito. Ti faccio vedere veloce. Molto bene, andiamo a vedere. No, vabbè, incredibile. Fammi una fotografia con questo picciotteggio. Gambero di Mazara a Mazara. Lo stacco? Mi viene da piangere. Mamma mia. Torniamo da tua mamma, gli chiediamo tutto il resto. La testa da succhiare. Va bene, dai. Torno nella nebbia a Vicenza io. Quello lì ve lo mangiate voi, sennò. No. Accendi che neanche io lo mangio mai. Ringrazia tua mamma. Bellissimo. Ciao bello. Grazie per i gamberi. Saluti. Se mi succedono di quelle cose veramente incredibili. Pensate che volevo venire qua a Mazara per mangiare un gambero da un pescivendolo. Adriano ha chiesto informazioni al suo amico di qui. E dato che è sabato e molti pescivendoli sono chiusi, ha chiesto alla mamma della sua ragazza, la quale mi ha preparato due gamberi. Incredibile. Ora ci aspettano 180 km. Raggiungiamo il centro della Sicilia. Raggiungiamo Caltanissetta. 180 km dopo. Oddio, quanto è grande la Sicilia. È immensa. Sapete che la Sicilia è la regione più grande d'Italia. Sono arrivato a Caltanissetta. Questa notte
ritorniamo da Totò. Eccoli. Ciao Totò, piacere. Denis. Come prima cosa, Caltanissetta mi hanno regalato la maglia del Nissa, la squadra di calcio del Caltanissetta, giusto per non smentirci, un paio di cannoli, radunino improvvisato solo con il passaparola, io che firmo un casco. È l'ora dell'aperitivo. Altra roba da mangiare, e invece alla sera abbiamo raggiunto Agrigento, dove avrebbe suonato Jimmy Sax. Concludere la giornata, questo panino che non saprei che nome attribuirgli, e giusto perché non avevo mangiato troppo, una granitina. Il giorno dopo non ho fatto neanche ora ad aprire gli occhi, che avevo sotto un cornetto al pistacchio devastante, e giustamente una granitina al pistacchio. Fortunatamente questa giornata l'ho passata in total relax in questo posto paradisiaco. Allo stesso tempo ho fatto una stories per creare un raduno la sera stessa. Ora di pranzo con vinello, una specie di pizza con le cipolle, torte salate con zucchine, formaggi, salumi, peperoni, zucchine, risotto, pasta, brasato, involtini, grigliata. Sono pieno solo a rivedere queste immagini. Quello che è successo più tardi è totalmente fantasia. Cioè, ho portato un nubifragio a Caltanissetta. La grandine a Caltanissetta. Ho portato 18 gradi e mezzo a Caltanissetta. Non erano mai scesi sotto i 20. Mi sto sentendo mosa. Caltanissetta allagata. Per compensare la disavventura, una cremina al caffè. Questa mattina ho fatto una storia per fare un radunino a Caltanissetta. Adesso ci stiamo dirigendo nel posto del raduno. Incredibile, in meno di 8 ore quante persone sono riuscite a radunarsi. Ringrazio i partecipanti, erano una marea. Anche qui ho firmato un paio di cose a caso. Dato che l'ultimo pasto era stato effettuato solamente 30 minuti prima, un bel aperitivo, vino Navarra e via. Pizzette da condividere, più che pizzette pizzone, 400 ovviamente. Per concludere la giornata abbiamo preso un fuoristrada, l'abbiamo sbattuto fuori strada in piena notte. Molta paura, devo dire. Il giorno dopo mi sono risvegliato a Caltanissetta. Questa era la mia cameretta. Riprendiamo il diave. Possiamo partire. Ciao Totò, ci vediamo presto. È incredibile come ogni giorno mi venga male lasciare le persone da cui vado. Ogni giorno mi viene un piccolo maloncino. La destinazione di oggi è Marina di Ragusa. E la cosa incredibile è che il tipo che mi ospita è di Caltanissetta. E quindi da Caltanissetta a Marina di Ragusa ce la faremo insieme praticamente. Il ritrovo dovrebbe essere proprio qui. Eccolo lì. Ciao zio. Davanti abbiamo Gabriele, 110 km e siamo a Marina di Ragusa. Pazzesca la Sicilia come si è caratterizzata da tutti questi campi colorati di colori caldi. È come essere sui colli beige, ma al posto di essere verdi sono gialli. 70 km dopo. No, beh, sono arrivato a Gela. Mia mamma era di Gela. 50 km dopo. Qui è dove il nonno di Gabriele mi ha fatto parcheggiare la moto. Io contento di andare al mare. Il mare di Marina di Ragusa. Io bagnato dal mare. Il tipico piatto con gamberetti, zucchine e pomodori del nonno di Gabriele. Un bel pranzo in famiglia. La torta salata alle cipolle del nonno di Gabriele, veramente molto buona. Io di nuovo al mare. Io contento di essere di nuovo al mare. Scaccia o la scacciata di Marina di Ragusa, buonissima. Aperitivo con Gabriele, aperitivo siciliano con Gabriele, pizzettina al gratin con Gabriele, torno a casa con Gabriele. E questa era la mia cameretta a casa di Gabriele. Il giorno dopo, questo sono io di prima mattina. La colazione da Gabriele, il pranzo insieme alla famiglia di Gabriele prima di ripartire. Grazie mille, un saluto. Si può partire da Marina di Ragusa. Ciao Gabri, è stato bellissimo. Saluti, con 150 gradi possiamo partire verso Catania. E la cosa bella è che hanno messo diluvio universale ovunque. Ho già paura. Naturalmente, come pronosticato, all'inizio ho preso un paio di gocce, poi è sceso il diluvio universale. Sono arrivato anche oggi a patire il freddo con 17 gradi. Pioggia a non finire, fino a che sono arrivato a Catania. Quello che si vede sullo sfondo è l'Etna. E lui è Luciano, l'ultima vittima del Sicilia Tour. Oddio, che figata. Piacere, Denis. Ancora l'antipioggia addosso. C'è già del cibo aperto in tavola. Luciano mi ha portato a fare un giretto per il centro di Catania in macchina. Nel frattempo ho fatto un'altra stories per fare un altro raduno. E questo è il raduno che è venuto fuori dopo 30 minuti dalla stories. In 30 minuti questi tre scoppiati si sono fatti firmare le selle. Qui ho firmato una giacca, qui una maglia, una moto, una microcar, un'altra moto, un'altra moto. E mi hanno regalato dei pistacchi di Bronte. Giustamente una granitina. E alla sera da Luciano la sua compagnia di bikers, la carne della sera e via di arrostita, che non è altro che la grigliata, ma in Sicilia la chiamano arrostita. Cipolla e pancetta, polpetta di cavallo, carne di cavallo, una RR dorata, il mio letto per l'ultima notte in Sicilia e il mio compagno della notte. Il giorno dopo io ho tutto incalcolato che vi saluto. E poi ultima partenza della Sicilia, ultima partenza del Diavel, ultimo giorno del tour. Ringraziamo Iron 17 con il suo delicato mezzo. Mi casa è stu casa quando vuoi venire. Benzina e Stretto di Messina. La prima tappa è 578 km. La prima tappa è Lavello. Andiamo a recuperare il Versys. Da qui inizia la risalita verso Vicenza, naturalmente con dei problemi. Cos'è sto rumore metallico adesso? Ho sfondato tutto. Da Catania a Vicenza in meno di 24 ore, la disavventura presto nel secondo canale. Ringrazio di cuore Mino, Marso, Baba, Gabriele Palermo, Carmelo, Murri, Adriano, Totò, Gabriele Marina di Ragusa e Luciano per tutta l'ospitalità. Grazie mille a tutti davvero, è stata una bellissima esperienza che replicherò sicuramente l'anno prossimo in un'altra regione. Ditemi tra i commenti quale. Ringrazio anche tutte le 54 persone che mi hanno dato
la disponibilità. Purtroppo avevo solo 14 giorni. Fatemi sapere con un commento se vi è piaciuta questa serie. E noi come al solito ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Un saluto e ciao!